tutti, grazie per questo invito che è molto gradito. Svolgere una riflessione sull'Unione Europea oggi non è solamente un esercizio, si sente? Non è solamente un esercizio, come si dice, intellettuale, ma ha delle grandi implicazioni politiche. Però certamente ciò che noi possiamo fare, noi studiosi, è quello di aiutare a definire il contesto entro il quale le scelte politiche dovranno poi essere fatte. Io cercherò di definire il contesto istituzionale, mentre Lucio, con il suo approccio realista, cerca di guardare gli interessi nazionali in gioco. Io guardo di più in questo caso come si è venuta a formare l'Unione Europea e che caratteristiche l'Unione Europea ha acquisito dopo 60 anni di integrazione. L'Unione Europea è un'unione di Stati e gli Stati si mettono insieme per necessità, mai per amore. Quindi nasce l'Unione Europea da un bisogno, può essere una sorta di multitask, un'organizzazione multitask che deve risolvere problemi certamente di pacificazione tra due grandi paesi europei, storicamente rivali come la Germania e la Francia. Nasce dalla necessità di stabilizzare le democrazie. Noi non abbiamo nell'Europa continentale avuto regimi democratici stabili, quindi non abbiamo avuto l'esperienza di democrazie liberali che invece l'esperienza si è sviluppata nelle isole britanniche e nella penisola scandinava. Nasce dal fatto che l'integrazione ha consentito di massimizzare e razionalizzare le risorse economiche, creando un mercato comune e poi divenuto unico, che ha consentito e garantito una fase senza precedenti di crescita, di sviluppo, di benessere nel nostro continente. Quindi, diciamo, l'Unione Europea è nata da delle necessità. Chi l'ha promossa sperava che queste necessità poi avessero prodotto una cultura, un'identità, ma non era necessario. Il dibattito che si svolge, tra il 51, Parigi, il Trattato di Parigi e Roma, è un dibattito importante che ha due nomi che noi oggi abbiamo sempre in mente. Il primo nome è Altiero Spinelli, l'altro nome è Jean Monnet. E la discussione tra loro due è stata una discussione molto importante. Per Altiero Spinelli sarebbe stato impossibile creare l'Unione Europea senza definire subito l'assetto istituzionale e costituzionale su cui poi l'Unione si sarebbe potuta sviluppare. Jean Monnet emerge come il suo, diciamo così, interlocutore intellettuale subito dopo la sconfitta della Comunità Europea della Difesa, di cui avete parlato prima, nel 54, nell'agosto del 54, l'Assemblea francese, per ragioni di politica interna, non per ragioni legate alla natura del trattato in quanto tale, decide di votare con un'alleanza, diciamo così, ibrida, se non innaturale, tra gollisti e comunisti, decide di votare contro il trattato della Comunità Europea della Difesa e a quel punto nel panico che si crea, nelle classi, nelle elite politiche che volevano l'Europa, che sapevano che l'Europa era necessaria, in particolare in quel contesto, emerge Jean Monnet con la sua idea che facciamo l'Europa attraverso delle politiche legate al mercato, al benessere, quelle politiche a loro volta genereranno delle soluzioni soddisfacenti, i cittadini impareranno attraverso il successo di quelle politiche a rispettare e magari anche ad amare l'Unione Europea, su quelle soluzioni si costruiscono piano piano delle istituzioni. Questi due, diciamo, punti di vista si sono sviluppati nella prima metà degli anni 50. Ovviamente dopo il 1954 vince Purkos, vince necessariamente il punto di vista di Jean Monnet. Quello che emerge è la costruzione di un'Europa attraverso il mercato. E guardate che questo è un fenomeno abbastanza singolare, perché la prima cosa che fanno i 13 stati indipendenti negli Stati Uniti è quello di mettere in comune la difesa, la sicurezza, di creare delle istituzioni per gestire la moneta, la diplomazia, la giustizia, ma tutto il resto viene lasciato agli stati. Gli stati hanno un controllo del sistema economico, delle politiche di bilancio, come noi non abbiamo potuto consentirci perché non c'era un'altra strada, quella strada, diciamo così, spinelliana,
viene bloccato da quel voto all'Assemblea francese. Peraltro la Francia, io dico sempre ai miei studenti insomma, di guardare la Francia con i piedi freddi, perché la Francia è un paese che spinge e frena, spinge e frena. Tenete presente che ha vinto Macron, ma c'è una parte del paese che è considerevolmente anti-europea. La Francia di Jean Monnet è stata poi seguita dalla Francia che ha bocciato il trattato costituzionale. Quindi nella Francia c'è, come si può dire, una schizofrenia europeista che non si è mai pienamente risolta. È probabile, è sperabile che Macron sollevi il livello, affronti, come si dice, il toro per le corna. Non c'è la possibilità di costruire un'Europa che è una Francia at large, in grande. O noi riconosciamo che abbiamo bisogno dell'Europa, oppure non c'è un futuro per la stessa Francia. Comunque, in questa costruzione del mercato, e guardate che il mercato è una grande conquista, veramente, non dimentichiamolo. Il mercato ha fatto dell'Europa, prima quella, diciamo così, occidentale e continentale, poi l'Europa nel suo complesso, un continente di sicurezza economica, di benessere economico, come ce ne sono pochi in giro per il mondo. Intorno al mercato si sono create anche delle istituzioni. Prima la Commissione che aveva il monopolio dell'iniziativa legislativa, poi il Consiglio dei Ministri, poi il Parlamento Europeo. Quindi si è venuto a creare un sistema che piano piano assomigliava nel suo funzionamento della Costituzione economica ad un sistema politico. Il Parlamento e il Consiglio prendono decisioni a maggioranza, quindi non ci sono come dire, poteri di veto. Nel mercato la Germania spesse volte è minoranza, passano delle posizioni che la Germania non avrebbe voluto sostenere. Quindi questo ha consentito di arrivare all'atto unico europeo e poi ovviamente insomma, alla grande svolta del 89-92 con una struttura economica che non ha precedenti. Giusto per darvi un'idea, il single market dell'Europa, ma è molto, molto, molto più integrato di quanto lo sia il mercato singolo degli Stati Uniti. Un barbiere in Oregon non può spostarsi e costruire la sua bottega in California, mentre questo da noi è assolutamente possibile. Le quattro libertà per noi sono dei principi costituzionali, non lo sono per gli Stati Uniti che hanno due secoli di storia. Quindi pensate che il modo in cui noi abbiamo cercato di costruire questa Europa è stato un modo abbastanza inusuale, inedito, perché la storia va avanti spesse volte in modo imprevedibile. Quella sconfitta del 54 ha cambiato il corso degli eventi. Quando arriviamo alla svolta dell'89-92, di nuovo ci ritroviamo di fronte a quel problema che ha ossessionato tutte le generazioni di europei che avessero la testa sulle spalle, e cioè il problema della Germania. Non c'è una generazione in Europa, almeno da quello che è successo a Versailles nel 1870, che peraltro ha consentito agli italiani di entrare qui perché i francesi che proteggevano questa città hanno dovuto correre a Versailles, dal 1870 c'è un problema di fondo. Come noi conteniamo la Germania dentro l'Europa? La Germania è troppo grande per mantenere, come dire, un equilibrio alla pari con altri paesi, ma è troppo piccola per agire da sola. Quindi c'è un problema tedesco che è un problema che riguarda la Germania, ma riguarda tutti noi. E nel 1990, nell'ottobre 1990, nel giro di una notte, come si dice, la Germania ha riassorbito un altro Stato, la Germania democratica tedesca, la famosa DDR. Tutti gli altri stati dell'est Europa hanno dovuto aspettare un lungo periodo, solo per la DDR, uno stato di 17 milioni di abitanti, quindi molto simile alle dimensioni dell'Olanda, per capirsi, solo per la DDR, overnight, sono diventate 5 Länder della Germania federale più Berlino. Abbiamo di nuovo il problema dell'asimmetria. La Germania raggiunge 81-82 milioni di abitanti, la Francia rimane a 63-64 milioni di abitanti. L'equilibrio, la simmetria tra Francia e Germania, che si è mantenuto nella fase precedente, diciamo la fase della guerra fredda, salta completamente. Tenete presente che la Francia ha un terzo della popolazione in meno della Germania, ma ha un territorio che è un terzo più grande di quello della Germania stessa.
Quindi tra quei due paesi c'è una simmetria, che è una simmetria che ha delle conseguenze per tutto il continente. Qual è la risposta a questa domanda? La risposta a questa domanda è: dovete rinunciare al vostro marco, dovete rinunciare alla vostra banca centrale, perché già prima del progetto verso l'unificazione monetaria, la Bundesbank determinava i saggi di interesse degli altri paesi senza che questi paesi potessero influenzare le scelte della Bundesbank, non erano presenti nella Bundesbank. Creando la Banca Centrale Europea e facendola funzionare come un'autentica istituzione federale, perché la Banca Centrale Europea è un'autentica istituzione federale, si vota per maggioranza nell'executive board, la Germania si è trovata spesse volte anche qui in minoranza. Il mal di pancia dei rappresentanti tedeschi dentro l'executive board della Banca Centrale, sapete, i continui, costanti, per molti aspetti, consentitemi di dire anche un po' maleducati, statement di Weidmann contro Draghi, che non si giustificano se non per ragioni di politica interna, in cui Weidmann ragiona più da politico che da economista finanziario. Nonostante questo, diciamo, l'idea era che cerchiamo di costruire dentro la moneta un contenitore che potesse tenere la Germania, come dire, europea, evitando che l'Europa diventasse tedesca. Ma una unione monetaria non è fatta solamente di una unica politica monetaria, ha bisogno, come ci spiegavano gli economisti già da allora, ha bisogno anche di un'unione fiscale, di un'unione politica che gestiscono grandezze che sono assolutamente necessarie per affrontare la gestione della moneta. È difficile avere un governo della moneta e 19 oggi governi della politica economica. Noi abbiamo un'eurozona che ha dato vita a un eurogruppo che ha un suo presidente permanente, il quale, come noi, come voi sapete, ritiene che noi dell'Europa del Sud spendiamo soldi per alcol e per donne, magari potrebbe entrare in questa stanza e rendersi conto che abbiamo anche altri interessi oltre ai presunti alcol e donne, e contemporaneamente quei 19 paesi hanno i loro interessi di politica economica. Ora, è probabile che ci siano delle ragioni anche di, diciamo così, di strategia delle leadership. Sicuramente la Germania non ha quella cultura che diceva prima Lucio, di un paese che è sicuro delle proprie tradizioni liberali, che è sicuro delle proprie capacità inclusive. La Germania non è questo. Gli Stati Uniti hanno potuto esercitare una funzione egemonica perché avevano delle radici solide nel pensiero liberale, era una democrazia liberale che non solo esportava la forza, ma esportava anche dei valori, delle costituzioni, delle istituzioni politiche e così via. E quando ha cercato di esportarle, gli errori che ha fatto, pensate al 2003 con l'Iraq, è perché ha dimenticato che poi soprattutto le democrazie liberali vincono con l'esempio, creando sistemi multilaterali, non con la forza e con la dominazione. La Germania non ha queste caratteristiche, ma diciamo che la Germania si è trovata in un contesto che in qualche modo lei stessa non voleva e per molti aspetti favorisce i suoi interessi. Perché guardate che il dibattito che si è tenuto a Maastricht, e la cosa interessante è che a Maastricht Helmut Kohl voleva gestire la moneta e le politiche economiche esattamente come gestivano le politiche del mercato. La Commissione ha il monopolio dell'iniziativa legislativa, il Consiglio dei Ministri, il Parlamento votano a maggioranza. Sono stati i francesi che non erano d'accordo con questo, perché i francesi avevano paura che diventando la Germania molto più numerosa avrebbe avuto una rappresentanza parlamentare di gran lunga superiore a quella francese nel Parlamento europeo, e la Francia non aveva gli strumenti, il veto, per bloccare scelte tedesche non desiderate. Quindi fu il gruppo intorno a Mitterrand, non so in che modo, se in modo consapevole o meno, che ha spinto verso la formazione di una seconda Unione Europea. C'è un'Unione Europea del mercato che funziona con quel triangolo che vi dicevo prima, e poi c'è un'Unione Europea che nasce a Maastricht, che invece è di tipo intergovernativo. Le politiche che sono state tradizionalmente vicine alla sovranità nazionale, la politica economica, fiscale
la politica di bilancio, ma la politica della difesa, la politica degli esteri, la politica della sicurezza, la politica degli interni, la politica della migrazione, queste politiche, in particolare sulla pressione francese, queste politiche sono state europeizzate, ma europeizzate secondo un modello non supranazionale, ma un modello intergovernativo. Quindi se noi non abbiamo una visione, se posso dire così, chirurgica, pensiamo che l'Unione Europea è quella cosa lì che abbiamo visto a Roma, ma in realtà l'Unione Europea è tante Unioni Europee. E la natura delle politiche cambia anche la natura del processo decisionale. Ora, io posso capire di nuovo che su queste politiche i governi nazionali non abbiano voluto dare il potere alla Commissione. È comprensibile che Angela Merkel dica: ma io sulla questione dei rifugiati siriani mi gioco la rielezione, ma chi, lascio a Juncker il ruolo di decidere se io vengo rieletta il prossimo settembre. Io lo comprendo. E dice: no, sulla questione dei rifugiati, sulla questione dell'immigrazione, non decide la Commissione col Consiglio, col Parlamento, decidono i governi, anzi. Se i governi del Consiglio europeo, quello che io dicevo che sembra molto gli stati generali, in cui c'è il monarca assolutista che è autosufficiente, se i governi sono divisi al loro interno, e siccome io, Angela Merkel, voglio vincere le elezioni, è interesse di tutti i politici essere rieletti, lei che cosa fa? Crea una coalizione di volenterosi, si riuniscono nella rappresentanza permanente dell'Austria a Bruxelles, decidono di andare ad un accordo con la Turchia, vanno all'accordo con la Turchia, la Turchia accetta quelle condizioni, soprattutto chiede molti soldi e la possibilità dei visti per i cittadini turchi, e solamente dopo che c'è questo preliminary agreement la Germania va nel Consiglio europeo e il Consiglio europeo fa propria la decisione. Ora, qui siamo di fronte a una situazione in cui voi vedete le istituzioni che aveva in mente Jean Monnet, non solo Altiero Spinelli, le istituzioni di Jean Monnet non ci sono più in gioco. Io potrei farvi, anche in questo libro che ho appena pubblicato con La Terza, che si chiama Sdoppiamento, riporto tanti di questi esempi. Estate, luglio del 2015, dopo il referendum scellerato dei greci, che dicono: ah no, noi non vogliamo quelle condizioni per avere quei prestiti, riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. Chi c'è nella stanza a parlare con Tsipras e a dirgli: tu devi accettare delle condizioni ancora più dure? C'era ovviamente la signora Merkel, c'era Hollande, c'era Donald Tusk, che è il Presidente del Consiglio europeo, e poi c'era Tsipras, non c'era Juncker. Perché? Perché lì si giocano i soldi degli stati, i budget degli stati, quindi è chiaro che chi dà quei soldi vuole avere l'ultima parola. Ok? Il punto tale che Tsipras ha avuto la crisi di nervi, ha dovuto chiamare il nuovo ministro delle finanze, quello che ha preso il posto di Varoufakis, l'attuale ministro delle finanze, per cercare di venire fuori da questa situazione. La situazione è venuta fuori in maniera molto chiara, ha accettato tutte le condizioni, è ritornata a casa con condizioni ancora peggiori rispetto a quelle che aveva sottoposto al referendum. Quindi se c'è una dimostrazione di cosa vuol dire la politica nell'epoca dell'interdipendenza, non della indipendenza, credo che quello dovrebbe essere dato a tutti gli studenti, a tutti i politici, per capire cosa vuol dire fare politica oggi in Europa. In questa situazione noi siamo di fronte al fatto che gli stati nazionali controllano le risorse principali e quindi non le vogliono delegare ad altri. Come se ne esce? Chiudo subito. Come se ne esce? Il punto è di cominciare a creare dei meccanismi che consentono di prendere le risorse che finora hanno gli stati e di portarle a livello europeo. Per esempio, e possiamo andare avanti ancora senza un euro budget, un budget costruito, cioè sulla base di risorse autonome, non trasferimenti finanziari, che vengono quelle risorse fiscali derivate da attività che sono rese possibili dal fatto stesso che abbiamo un mercato comune e abbiamo una moneta comune. Ora è chiaro che bisogna andare verso un euro budget. Mario Monti già ha dato il rapporto Monti sulle own resources, è già un passo importante in quella direzione. Solo allora noi possiamo dire: ha senso che ci sia un ministro delle finanze europeo, ma il ministro delle finanze europeo deve gestire le finanze europee, non può venire qui o a Parigi o a Berlino a dire come noi gestiamo le nostre finanze. Cioè noi dobbiamo pensare che
e qui davvero chiudo, che noi siamo stati costretti dagli eventi ad andare in una certa direzione. E bisogna avere un grande rispetto per chi in tempi difficilissimi ha costruito questa Europa. Io perlomeno ho un grande rispetto. Io nasco in una famiglia in cui mi è stato proibito di imparare il tedesco. E quindi voi immaginate cosa vuol dire per me pensare che cos'era l'Europa, giusto? Perché potevo dire a mio padre, ma guarda, il tedesco è anche Kant, Hegel, no, il tedesco sono quei signori che nella Gotikline tenevano prigionieri diversi partigiani, eccetera. Ora, in questa Europa qui però c'è stato un disegno fallito, il disegno istituzionale non ha funzionato e gli adulti quando commettono un errore devono avere la forza di riconoscerlo. Perché se tu non riconosci gli errori, non ne vieni fuori, la premessa indispensabile è dire non basta, quello che abbiamo fatto è tanto, ma non è all'altezza. E se abbiamo questa forza, poi ci sono delle soluzioni, ma lì vi rimando il mio libro, perché so che non ho più tempo per parlare. Grazie.